Le profezie bibliche si stanno compiendo davanti ai nostri occhi. Solamente i ciechi, i duri di cuore, quelli che sono ostinati non lo vogliono riconoscere. Ma quando noi abbiamo un cuore sensibile e riconosciamo la realtà, noi capiamo che stiamo arrivando nei tempi vicini all'Apocalisse. Anche questa cosa che abbiamo visto negli ultimi mesi, l'epidemia mondiale, il Covid, il cosiddetto coronavirus, è stato un segno della fine che ha colpito le nazioni. Adesso il Signore ci sta dando ancora un po' di pace, ci sta dando ancora un po' di tempo, ma presto verranno cose peggiori, dice la Bibbia. Noi dobbiamo dire la verità, ma chi crede in Gesù avrà un rifugio. Amen. Perché il nostro Dio è un rifugio e una forza. Amen. Per noi un aiuto sempre pronto. Gloria a te, Signore. E anche se la terra tremasse, alleluia, e i monti crollassero in fondo al mare, noi non temeremo. Amen. Perché apparirà dal cielo il Redentore che verrà a prenderci per portarci nella nuova Gerusalemme. Oh, benedetto il nome del Signore. Amen. Oh, alleluia. Avvicinatevi al Re di gloria. Avvicinatevi a Gesù. Anima che ascolti, non soffrire più. Perché tu hai delle sofferenze dentro di te. Hai delle paure, delle inquietudini interiori che nessuno conosce. E tu cerchi la soluzione nello zodiaco, nei libri, nelle filosofie, ma l'unica soluzione è Gesù. Amen. L'unica soluzione è il Vangelo. Alleluia.